rispondiamo alle vostre domande. Possono o non possono gli stranieri mettersi il kimono? Ciao a tutti ragazzi, sono Sebastiano, sempre da Ravenna, con un altro video spumeggiante da Ravenna, appunto. Non siamo andati a Mirabilandia, ma siamo qua con queste meravigliose scritte, a fare questo video in cui parlerò di kimono e stabiliamo delle regole, perché veramente ne sento di tutti i colori. Allora, l'altro giorno su Tumblr ero andato a vedere delle foto così a caso e mi era capitato queste foto di questa mamma che aveva fatto per la figlia, tipo 12enne, non so quanti ne aveva, un party super Japan style, quindi erano tutte vestite in kimono, cioè avevano tutti insomma il make up tipo delle geishe, insomma avevano fatto questa festa un po' di colore, un po' per celebrare secondo me la cultura un po' del kimono, e subito tutta la gente che ha spammato sta foto chiamandola razzista, che cose così non si possono fare, che è rispettoso per la cultura. Allora, vi voglio dire che in Giappone, se uno straniero si mette il kimono, si fa il trucco della geisha e non lo fa per prendere in giro, ovviamente, perché come quella mamma non credo che volesse prendere in giro la sua bambina, e lo fa comunque per celebrare la cultura, perché apprezza comunque questa cosa, ai giapponesi non dà assolutamente fastidio. L'unica persona a cui dà fastidio è qualche giappo minchia che crede che sia un comportamento razzista. Più che in Italia, più in America. Però anche in Italia ci sono delle persone che pensano così. Nel senso, secondo me, celebrare dei costumi, se lo fate così, con rispetto e perché vi piace quella cosa, non, cioè, scusa, come una bambina si vuole vestire da principessa, si vuole vestire da geisha, deve poterlo fare. A maggior ragione, se al popolo giapponese non dà fastidio, chi siete voi per criticare? Tra l'altro, poi questa cosa, cioè, è piombata più volte. Non è che è una novità di questa mamma che è successa in questo periodo, è successo anche quando c'era questa fashion school, mi sembra di New York, che aveva esposto delle foto come hanno realizzato questo kimono e l'avevano fatto indossare a una modella bianca, caucasica, e anche là ha dato molto fastidio e hanno dovuto togliere, c'erano praticamente le immagini, le foto appese di questa modella nella hall di questa scuola, di questa università di moda, l'hanno dovute togliere. Poi un'altra cosa, anche Katy Perry ha indossato un kimono e ha fatto molto incazzare, si è pure dovuta scusare. Anche tipo, per esempio, vabbè, un po' più trash, però il video di Avril Lavigne che ha fatto, com'è, si chiama Hello Kitty, io so, non me la ricordo, però che, non lo so, tutto il mondo del web sostenitore del Giappone, di solito che vive in Occidente, si è scandalizzato, quando in Giappone, vabbè, hanno detto non è un gran bel video, la maggior parte non è piaciuto, o no, non lo so se è piaciuto o meno, però non è che ha dato particolarmente fastidio. Non lo so, secondo me se fai una cosa con rispetto e la fai perché apprezzi quella cultura e al popolo stesso non dà fastidio, secondo me dovresti poterla fare. Tant'è che in Giappone, se tu ti mesti il kimono, c'è questo kimono pass che puoi usare a Kyoto, che ti dà degli sconti, ti fa entrare nei ristoranti che costano di meno, e lo puoi fare senza problemi, anzi, anche se sei straniero, indossa e c'hai gli stessi sconti che hai per uno straniero. Quindi se desse fastidio ai giapponesi, non darebbero questa opportunità anche gli stranieri. Quindi ditemi che cosa ne pensate, per una volta che, cioè, nel senso, secondo me, se uno vuole indossare il kimono e non dà fastidio ai giapponesi, lo fate con rispetto, deve poterlo fare. Ditemi voi che cosa ne pensate e aspetto di leggere i vostri commenti. Io carico tutti i giorni alle 2, iscrivetevi al canale, condividete i video e chiedete anche ai vostri amici che cosa ne pensano. Ciao ciao!